Signora Regina Sironi della Fondazione Avio Nazionale. Poi il dottor Giampaolo Canciani, direttore sanitario del Burlo, a cui cederò un attimo il microfono. Questa è veramente una serata speciale. Una serata speciale perché festeggiamo 10 anni, è un'associazione molto importante. Per me, sinceramente, è una serata molto speciale perché mi sento in un ambiente di amici. La dottoressa Daniela Pallotta, assessore alle politiche sociali del comune di Duino Risina. Io rubo poco tempo, buonasera a tutti, grazie di cuore per l'invito. Io ho un piccolissimo pensiero che è sicuramente poco di fronte al nobile lavoro che fate. Secondo me il volontariato è una cosa davvero nobile e quando lo si fa per i bambini lo è 1000 volte di più. Una piccola targa, una cosa piccola con fronte alle cose nobili che fate. Complimenti ancora e grazie. Grazie. E l'ingegnere Edoardo Sasco, consigliere regionale. Io ringrazio dell'invito, ringrazio anche per la splendida serata, ci sentiamo molto molto vicini a voi e naturalmente io credo che ognuno di voi, di noi, deve essere assolutamente a vostra disposizione per qualsiasi cosa, per qualsiasi bisogno che voi possiate avere in qualsiasi momento, quindi nuovamente grazie. Il dottor Alessandro Carmi, consigliere comunale di Trieste. Buonasera a tutti, io vi ringrazio di cuore per l'invito di questa sera. Io vi ho sempre seguito con simpatia. Il vostro è un lavoro oscuro sicuramente, un lavoro impegnativo, ma vi conoscono in tanti. Tanti auguri ancora all'Avio e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Cavalier Salvatore Porro. Grazie Presidente, carissimi amici, cari soci. Io sono particolarmente emozionato questa sera. Ecco, stasera veramente voi dell'Avio avete accettato l'invito della Madre Celeste, ecco perché io vi ringrazio con tutto il cuore e vi porteremo con noi a Pesuvoli. Grazie, un piccolo regalo. Elena Colombetta, funzionaria del Comune di Trieste. Sempre una mano molto molto importante. Francesca Sacca, anche lei funzionaria del comune, amica di Avio. Grazie all'Avio, grazie a Maristella che sempre con il suo entusiasmo ci contagia, arriva piano piano, ci fa partecipi dei suoi progetti con quell'entusiasmo che le è proprio. Grazie Francesca. Dottoressa Fulvia Costantinides. Grazie mille, io ringrazio sinceramente la signora Giulia Sardina che mi ha contattato subito di andare. Avete l'occasione, fatevi subito una proposta perché tante volte, no? Assessore. Il dottor Francesco Slokovic, presidente della Fondazione Casali. Il dottor Paolo Widmar. Alla segretaria generale Regina di dire 2 parole ai nostri volontari a questo punto. In questa occasione sono particolarmente felice di incontrare dopo 10 anni questa associazione che è nata proprio così in maniera spontanea e molto fai da te, come nascevano una volta le prime associazioni Avio. Noi siamo tutti volontari, io stessa lo sono stata. La nostra associazione che è cresciuta in questi 30 anni, abbiamo fatto i 30 anni della sua fondazione, è nata proprio dal desiderio di fare qualcosa per i bambini, perché
si sentiva che questo bisogno c'era. Grazie, non so cosa dire, veramente. Ma mi diamo la detta, perché sono la più giovane. Allora io dico a Maria Stella grazie, grazie di esistere, perché se non fosse lei non saremmo noi. Quindi Maria Stella, grazie. Anita Dal Fiume, Santish De Luca, Angela Dell'Orio Albrizzi, Giuliana Fonzari, Viviana Giraldi, Francesca Iori, Rizia Marsetic, Maria Grazia Stor, Andrea Cater Vascon, Maura Fonda, Marco Perini, Norina Maurizio Wittmann, Ilenia Valle, Luisa Martinelli, Loredana Sicolo, Dolores Venturini, Liliana Benvenuti Cercolini, Rossella Cimolini, Jacopini, Alessandro Piccardi, Pina Moreschi, Bianca Pana, Alessandro Parruzzi, Patrizia Ravalico, Yolanda Spinelli, Sonia Virgi, Fiorentina Bembi, Francesco Bandelli, Elisa Premarini. E sono tutti quelli che hanno fatto parte del direttivo. Diciamo da quelli che sono con meno tempo in direttivo. Donatella D'Apelo, da quest'anno, quando abbiamo rinnovato il direttivo. Gerardo Tolentino. Rosario Papalo, da 2 anni in AVE, da 1 anno e mezzo nel direttivo. Federica Stipkovic, 9 anni di avio e da 3 anni nel direttivo, e mamma da 2 mesi. Giuliana Corazza, una delle fondatrici di avio, che ha fatto 4 anni nel direttivo. Neva Michelazzi, fondatrici, che ha fatto 7 anni nel direttivo. Dottoressa Morena Morelli, fondatrice di Avio, 10 anni nel direttivo. A questo punto Giulia Lopalo, fondatrice anche lei di Avio, anche lei da 10 anni. Grazie a tutti i volontari e a tutti i partecipanti.